Buongiorno mister, buongiorno. Mi sono in campo contro la Piancu Lettere, che è una partita un po' spartiacque, nel senso che la classifica è ancora indecifrabile, però è uno scontro diretto che può aprire diverse soluzioni. Ecco. Sì, ma noi da un po' che così, ecco, io penso che dalla partita con la Lucchese, che per noi sono tutte partite dove il peso della partita è decisivo, e domani lo è di nuovo, quindi dobbiamo essere bravi a interpretarla, bravi a commettere pochi errori, perché poi durante le partite sono quelli che determinano e segnano le partite. Dobbiamo essere bravi come siamo stati bravi nell'ultimo periodo, nel girone di ritorno, dove la squadra ha sempre espresso un buon gioco, ha fatto risultati, e anche quando non li ha fatti io credo che li avrebbe meritati, ecco. Quindi dobbiamo continuare così, sappiamo che è una partita difficile, sappiamo che anche è importante. Si dà un'occhiata dietro e un'occhiata avanti? Ma no, io questo lo dico da tempo, io penso che dobbiamo pensare solo a noi stessi, non bisogna guardare agli altri, perché gli altri non possiamo determinarli, noi possiamo determinare la nostra partita, questo è importante, quindi siccome da tempo è tutto nelle nostre mani, dobbiamo essere bravi noi senza guardare davanti o qualcun altro. Non è quello il tema, è cercare di fare risultato, perché è importante per il Novara, è importante, come dico da tempo, mantenere la categoria che un mese e mezzo fa sembrava impossibile. Adesso abbiamo fatto tanto, però dobbiamo continuare, mancano ancora 5 partite, domani è una di queste 5 partite importanti, ecco. Malotti da martedì si è allenato con la squadra, chiaramente ha saltato una decina di giorni, però da martedì ha iniziato gradualmente a rientrare con la squadra, non era niente di grave. E forse per la prima volta si ha un ballottaggio sulla corsia sinistra tra Colombini e Cagnano, che non aveva mai potuto farlo, cioè pensarlo, ma adesso... Sì, però tra l'altro Cagnano sappiamo che è un giocatore molto forte e affidabile, purtroppo ha avuto quel problema con la Juve e si pensava fosse qualcosa di molto più serio, invece fortunatamente lui ha una gamba importante, quindi è riuscito in breve tempo a essere. Poi chiaramente ci va un pochino di condizione per essere al top, nel frattempo sapevo da quando lo seguivo nell'Inter, nei ragazzi, che Colombini era un giocatore molto forte, ma non era mai pronto per giocare, perché era un anno e mezzo che aveva dei problemi. Adesso Lorenzo sta bene, quindi abbiamo due giocatori molto forti per la corsia di sinistra, vediamo chi sta meglio, ecco, sull'inizio, vediamo chi subentra, perché poi avete visto proprio domenica che, anche se a volte su scelte tecniche i cambi possono essere giusti o sbagliati, a volte domenica è stato buono l'ingresso di Cagnano, perché poi al di là della palla decisiva che ha messo al 90esimo, in quei 40 minuti aveva la freschezza che ci voleva per aumentare il livello della partita. Questo io credo sia importante, quindi non è importante chi inizia la partita, ma è importante come tutti dentro la partita riescono a contribuire alla squadra, questo sì, ecco. Senta, visto per il portiere, la scelta tecnica sua è di carattere definitivo o lei la fa di settimana in settimana? Di settimana in settimana, in base a, è una scelta tecnica, come ho detto, dopo che Ivan ha recuperato alla spalla, ma una scelta tecnica che sarà caratterizzata come per tutti i giocatori di movimento, quindi di settimana in settimana chi si allena meglio dei due giocherà. Sapendo che ho fiducia in entrambi, perché Lani ha fatto 30 partite più tutte quelle dello scorso anno possibili, e quindi ho tanta fiducia in Lani, ma ce l'ho anche in Axel Desjardins, che ritengo stia facendo molto bene, e quindi è una scelta tecnica che mi riservo ogni settimana di fare, perché poi la competitività dentro gli allenamenti accresce il livello di tutti i calciatori, compresi i portieri. Ripeto, li tratto come giocatori di movimento, perché credo che ormai dagli anni 80, fine anni 80, inizio anni 90, quando hanno tolto la regola del passaggio indietro dove il portiere poteva raccogliere la palla con le mani, da quel momento secondo me è cambiato il ruolo, quindi vanno trattati come giocatori di movimento, perché non c'è più quel passaggio indietro che caratterizzava il portiere, dove
si riusciva a entrare agli stadi gratis a 20 minuti dalla fine, perché ormai le partite si passava la palla indietro al portiere e finivano in quel modo. Quindi, siccome su tutti i ragazzi, esterni, bassi, centrali, attaccanti e centrocampisti, faccio scelte di settimana in settimana in base a come li vedo, credo sia giusto, corretto e coerente anche farla sul portiere. Che è una cosa un po', se guardiamo il panorama complessivo, non ci sono molte società che mettono, che fanno questo. Dipende, diciamo, perché se guardiamo a grandissimi livelli, l'Atalanta l'ha fatto nell'ultimo periodo ed è un club da imitare, da fare. Poi questo accade, secondo me, quando ci si hanno due portieri molto validi come abbiamo noi. Se ci fosse uno decisamente più bravo dell'altro, faremmo altri ragionamenti. Poi dobbiamo anche constatare i gradi di stato, come si dice, performante dell'atleta, e non sempre l'atleta è performante come in un determinato periodo dell'anno. Quindi io credo che un allenatore debba stare attento a tutto e debba far sentire tutti i giocatori possibili partecipi alle partite e coinvolti. Chi non ha la capacità di stare a questo livello, perché magari riesce a fare certe cose solo se sa una cosa o solo se ne sa un'altra, credo sia un limite del ragazzo, ma in questo caso deve migliorare. Qualsiasi ragazzo, anche gli esterni bassi, non parlo del portiere, non fraintendetemi, parlo di qualsiasi calciatore che non pensi che la settimana sia decisiva. La settimana è decisiva per tutti i calciatori, quindi non è possibile che uno si senta titolare, non è possibile che un altro si senta riserva, se no non ci alleneremmo tutti i giorni. Io le scelte le faccio in base a quello che vedo, poi sono anche conscio di poterle sbagliare, perché spesso non facciamo le scelte migliori, però le faccio sempre in base a quello che vedo in settimana, alla passione, all'impegno, alla tecnica, alla qualità che ha ogni calciatore, compreso il portiere, in questo caso, visto che abbiamo due portieri a mio avviso molto bravi. Lei che ci vive, diciamo, tutti i giorni accanto al portiere dell'anno, no? Ha la sensazione che stia patendo un po' questa situazione di ballottaggio con un ragazzo così giovane che scopriamo a 10 giornate dalla fine? Ma guardi, di questo ne sento anche parlare, ne leggo, ma nessun giocatore è felice di non giocare, quindi io non so come la stia vivendo a Ivan. Sicuramente guarderà queste tre partite che non ha giocato e non guarderà alle 30 che ha giocato prima. Io penso che bisogna guardare tutto a 360 gradi, sia da parte mia che da parte dei calciatori. È ovvio che lui non possa essere felice, come non sono felice e come non vorrei che siano felici tutti quelli che anche in altri ruoli non giocano. Quindi penso che anche Pablo non sia felice, penso che Moreo non sia felice, penso che tutti quelli che non iniziano le partite nel calcio non sono felici, però poi devono tutti sentirsi coinvolti, devono pensare che di ognuno c'è bisogno di quello che ha bisogno la squadra, e quello che ha bisogno la squadra lo determina l'allenatore in base a quello che vede in settimana. Quindi c'è una sana competizione e un'onestà intellettuale che mi permette di scegliere in base a quello che vedo, non c'è altri punti di vista. E sia per il portiere sia per il centravanti, perché state tranquilli che se gioca Rossetti tutti quelli che non giocano non sono felici, però devono pensare che si può fare qualcosa in più per riguadagnarsi quello che magari un compagno allenandosi bene ha guadagnato lì. E non è una questione di età, perché il calcio non è una questione di età, il calcio per me è una questione di abilità. Non guardo la carta d'identità di nessuno, né dei più giovani né dei meno giovani. Gioca chi ci dà più garanzie di fare risultato dentro le scelte tecniche, e spesso possono anche non essere corrette o come si dice, buone per chi le guarda. Io le devo fare e ho la fortuna di avere un gruppo forte e ho la fortuna di poter scegliere. Devo sempre dirvi che sono sempre scelte tecniche, anche quando entra Cagnano e mette il cross e vinciamo la partita con Moreo che spizza. Quindi a volte vanno bene, a volte meno bene, è il calcio e va accettato da parte di tutti, ecco. Ecco, questo Moreo che abbiamo visto solo in spezzoni di partita, secondo lei è pronto per partire dall'inizio, oppure lei pensa che il suo utilizzo ottimale sia quello a metà ripresa? Ma adesso lui sta bene, prima non stava bene perché arrivava da quasi 2 anni di inattività per problemi fisici e poi di Covid.
Adesso sta bene, quindi rientrerà nelle scelte tecniche. Se ritengo che possa iniziare, inizierà lui, se no inizierà Rossetti, ma io credo che abbiamo due attaccanti, due centravanti in questo caso bravi, dove Rossetti sta facendo molto bene, ma adesso abbiamo anche Moreo, avete visto nello spezzone ultimo, che può dare le sue cose, può dare la profondità, può dare la fisicità, può dare l'alternativa. Ragionando che siamo anche verso fine anno, dove siamo stanchi tutti, perché si gioca molto, perché si gioca di frequente, adesso ci sono anche i primi caldi, quindi io credo che c'è bisogno veramente di tutti. Tutti i ragazzi si devono sentire coinvolti, oramai mancano chissà 5 partite, quindi bisogna essere solo bravi a farsi trovare pronti nel momento in cui c'è bisogno di ognuno di loro, ecco. Quindi non è più importante secondo me chi inizia le partite e chi subentra, è importante che tutti si sentano coinvolti in questo aspetto qua. Chi non si sente coinvolto non possiamo fare altro, questi sono i temi. Mister Maleschi guarda, pensando al futuro, guarda nell'ottica delle 5 partite o di qualcuno di più? Io guardi, da quando quest'anno sono successe tante cose, e quindi in questo penso che sia la salvezza veramente un miracolo sportivo, sia addirittura più che vincere un campionato, per come sono andate qui tutte le cose. Ripeto, non dimenticatevi mai che io sono stato esonerato a un punto del primo posto col miglior attacco e ho ritrovato la squadra in zona retrocessione. Quindi io penso una partita alla volta, non penso a nessun'altra cosa, penso solo a far mantenere al Novara la categoria. Una volta che sarà aritmetica, la mia ambizione mi porta sempre a guardare qualcosa in più, allora a pensare a qualcos'altro, ma prima bisogna fare e poi pensare ad altro. E chiaramente l'ambizione, una volta che ci sarà l'aritmetica, sarà di fare qualcosa in più, perché siamo il Novara, come dico sempre, non siamo un club come gli altri, siamo un club diverso da tutta questa categoria, con tutto il rispetto per la categoria, e quindi è normale avere ambizione, però è normale guardare una partita alla volta e prima consolidare quello che nessuno pensava un mese e mezzo fa, perché nessuno pensava ci potessimo salvare per come stava la squadra, per come era l'ambiente, per come succedevano delle cose. E adesso siamo qua, quindi è giusto essere e avere un equilibrio importante. Quando avremo l'aritmetica poi penseremo ad altro, lo penseremo con tanta ambizione, non vi preoccupate, perché la mia ambizione è sempre guardare a qualcosa in più e qualcosa di nuovo. Però adesso è giusto pensare una partita alla volta, ecco. Senta, l'ultima volta che ci siamo visti ci ha riservato la sorpresa di Cagnano. Su domani cosa ci riserva? Perché la sorpresa di Cagnano? Perché non è partito titolare? No, perché non speravo che venisse convocato. Ah, non sai, ma lì è bollettino medico, chiediamo scusa, ma non dipende da me. A me quando mettono i giocatori a disposizione io poi chiaramente li utilizzo. Non c'è nessuna sorpresa su domani, ragazzi, a oggi manca ancora per un allenamento, quindi quando vedete delle sorprese la domenica può essere anche che nell'ultimo allenamento accade che qualcuno abbia dei contrattempi o che qualcuno ci dia delle garanzie in più. Siccome manca un allenamento ancora alla partita, tante cose si giocheranno anche oggi, perché come dico, mi piace trasferire una cultura che mi pare nuova, ma che quella che l'allenamento conta, e chi fa meglio in allenamento ha dei vantaggi, quindi non le ritengo sorprese, ma ritengo dei meriti acquisiti a quello che vedo in settimana. Vale per tutti, quindi non vale per Giuno, che da quando sono tornato ho fatto rimettere dentro la lista, e quando è stato necessario da Carrara ha iniziato a giocare, è iniziato a fare la differenza e fare gol. Quindi come per Zuno, Zuno credo che debba dare una possibilità a tutti, perché se pensate che era un ragazzo ai margini, fuori lista, che doveva andare a giocare in prestito in Serie D, oggi è uno dei giocatori più appetibili ai club di Serie A, capirete che in poco tempo possono cambiare le cose. Questo ritengo per merito dei ragazzi, per merito di questo sport che certifica nel campo quello che uno sa fare o quello che uno sa fare meno. Quindi questo è, mi piace questa possibilità, visto che l'ho avuta io, l'ha avuta Zuno, l'hanno avuta tanti altri, darla a tutti, quindi sta solo ai calciatori farsi trovare pronti e coglierla, ecco. Quando ho visto il controllo volante di Zuno qui sulla fascia del primo tempo, domenica scorsa? Penso che,
Penso che chi è cresciuto per strada abbia delle abilità diverse da chi arriva dalle scuole calcio. Chi è cresciuto per strada nel primo controllo ha qualcosa di diverso da tutti gli altri, perché per strada spazio e tempo non c'è di fare troppe cose. Zuno ha questa abilità che credo sia un talento incredibile e credo che ogni partita lo debba mettere a disposizione dei suoi compagni, quindi non mi ha stupito, perché lo vedo fare da anni dal settore giovanile. Marco, abbiamo avuto la fortuna di fare un percorso insieme, lui ha avuto la fortuna che io ci sia stato, io ho avuto la fortuna che lui ci fosse, in modo che ci conoscessimo e sapessi cogliere queste sue qualità. E queste sue qualità, come ho detto, sono innaturali, perché non sono nei giocatori normali e non sono casuali, perché se guardate quel controllo al quale si riferisce, se guardate 4-5 partite ce n'è tanti, perché ce n'è 2-3 col Piacenza fatti uguale, ce n'è 2-3 con la Juventus, ce n'è 3-4 domenica, ce n'è sempre, ce n'è con Albino Leffe. Questo è il talento, e il talento va allenato ogni giorno, va migliorato ogni giorno, quindi Marco deve cercare ogni giorno di migliorarsi, avere sempre più ambizione e non accontentarsi, perché quello sarebbe la cosa che ogni giorno gli ricordo, che deve guardare avanti e non guardare a quello che ha fatto, perché noi ci aspettiamo tanto da lui anche domani e nelle prossime partite, come da tutti i suoi compagni. Ecco, lui non deve avere nessun peso in particolare, ma deve sapere che il suo talento messo a disposizione dei compagni è un'occasione per tutti. Ecco. Lei cosa pensa, che partita verrà a fare qui a Cagoletese? Si verrà a giocarsela? Avete preparato una partita per far fronte a una squadra chiusa, oppure? Ma noi pensiamo sempre a un piano gara in base a tutte le informazioni che abbiamo, alle immagini, alla preparazione gara, però poi sa, è quello che pensa l'altra squadra, non lo sappiamo mai, ce ne accorgiamo durante le partite. Io credo che la Pergolettese nelle ultime 4 partite ha fatto 3 vittorie e un pareggio dove vinceva meritatamente, ho visto 2-0 con l'Ecco, quindi una squadra difficile, particolare, che ha tanta velocità, che ha tanta qualità quando attacca, perché non a caso si vincono tante partite come hanno vinto loro, con squadre importanti, penso alla vittoria con la Juventus, alla vittoria, quindi dobbiamo prestare attenzione, perché è una squadra che sta bene, però come ho detto prima, noi stiamo bene, quindi rispettiamo tutti, ma noi siamo il Novara, dobbiamo sapere di fare la nostra partita a prescindere da quello che farà la Pergolettese. Ecco. Migliorini sta bene? Migliorini purtroppo ha sempre il suo problema al ginocchio, che è un problema che si porta da quando è arrivato, quindi ha saltato qualche allenamento anche questa settimana, vediamo fino all'ultimo, vediamo, perché martedì non si è potuto allenare per questa botta che ha preso, vediamo, perché purtroppo il suo problema è congenito, è un problema che avrà sempre, quindi ci deve saper convivere lui e dobbiamo noi cercare di cogliere quello che lui riesce a darci, quindi vediamo in quest'ultimo allenamento come starà, perché qualche allenamento l'ha saltato anche questa settimana. Quindi diciamo che c'è l'alternativa lui o Bove? No, Bellic, Bove è infortunato. Bove credo che non ci sia più fino a fine anno, da quello che mi dicono, però anche lì prendete sempre tutto con la dovuta cautela, perché di queste cose ne deve parlare l'aspetto medico. Davide sicuramente non sta bene, non sarà della partita, speriamo di recuperarlo, ma non sappiamo ancora quando. Ecco. Altro chi c'è fuori proprio? No, credo, a oggi c'è solo Bove.